Monsé, David Monsé, avvocato. Un tè, Nadia? Sì, grazie. Sai l'ultima volta che eravamo nello studio della psicologa? Mm-hmm. Quel che mi hai detto non sembrava un po'... Una dichiarazione? Sì. Effettivamente. Paul! Non si usa bussare? Sapete dirmi dov'è Paul? È a sostenere l'avvocato Varnier che insegna a Fren. Oh. Personalmente ritengo non sia la cosa più strana. Sì. Come funziona questo affare? Glielo racconto. I fatti risalgono a 2 anni fa. Il 23 aprile Julien propone a suo fratello di accompagnarlo per delle commissioni, ma Yann e Lucille declinano, quindi Julien va da solo al mercato. Quanti chilometri da fare? Un po', 109 esattamente. Diversi commercianti confermeranno il suo passaggio dai loro banchi. Quant'è l'autonomia di questa scatoletta? 300 chilometri stando al costruttore. Continuo? Viemarche conta 754 abitanti e Julien, pediatra, è conosciuto da tutti. Credi che si sia ricaricata abbastanza? Se mi interrompe sempre, non finiremo mai. Guarda, se ci perdiamo in piena campagna, ci prendiamo un hotel e andiamo a letto insieme. Che ne dici? Inizierò la lettura del rapporto dell'autopsia, ma... approvo per intero il suo programma. Bene. Perfetto. Al momento dei fatti, Julien viveva a Parigi con la compagna Lucille Tardy. Di che classe sociale sono? Eh? Ah? Di che classe sociale sono? Direi classe superiore. Il cliente è pediatra, sua moglie era universitaria e suo fratello, anche lui medico. Yann Ocelot le dice nulla? Ma non so, perché dovrebbe? 6 o 7 anni fa, quando era coi Medici Senza Frontiere, fu rapito da Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Bello. Trattenuto per 13 mesi, ne parlarono molto all'epoca. Cos'è? La spia lampeggia, merda. Guarda. È la batteria, va ricaricata. Cazzo. Ne ero sicura. È da idioti fare tanti chilometri con un'auto elettrica, no? Non si preoccupi, Nadia, siamo quasi a destinazione. E visto che abbiamo preso la decisione di dormire sul posto, la macchina avrà tutto il tempo di ricaricarsi. Ah, sì? E la colleghiamo a un albero? Attenzione! Allora, prende o no? Niente, zero campo. Secondo la deposizione di Julien, al suo ritorno alla casa di famiglia che avrebbe fatto la scoperta. Merda, ma che cosa fai? Ehi! Merda, Mosse, corri! Sono 2 ore che non vediamo macchine e tu non la fermi. Oh, insomma, Nadia, cerchi di calmarsi. È una strada, siamo nella natura, ce ne saranno altre di macchine e poi si sta bene. E sai cosa facciamo? Ora leggerò il dossier proprio in mezzo alla strada, così la prossima auto non la perderemo. Oh, freddo. Se preferisce, vado a piedi al villaggio vicino, trovo un caffè, faccio una telefonata e vengo a prenderla col carro attrezzi. No, aspetta, non resto qui da sola. Ci saranno pure i lupi. Nadia, l'ultimo avvistamento di lupi in questa zona risale al 1870. Alla peggio si imbatterà in un lupo di 140 anni, 147 anzi, il che non sarebbe un grosso problema. Nadia, da quanto non va oltre la tangenziale? Senti. Ma no, no. Bene, ascolti, io continuo. Eh? Allora, la casa è isolata, ovviamente nessun testimone. Julien indicherà agli inquirenti di aver incrociato un furgoncino di tipo Renault Trafic, targa del posto, a forte andatura. Ma senti, là, un grido. C'è una roba strana là. Un grido di donna. Ma no, no, doveva essere un allocco. Oppure una donnola. Nadia, insomma, va tutto bene. A parte Julien, nessuno ha notato la presenza del furgone di colore bianco e nessun vagabondo è stato segnalato.
sembra il furgoncino, come nel dossier. Non voglio morire. Nadia, cosa fa? Un momento. Oh, Nadia, cosa fa? Viene o no? Non sarà certo il solo furgone bianco della regione, no? Nadia, si calma. Respiri. Glielo dico sinceramente, questo mezzo è certo la nostra sola chance di non passare la notte nella foresta. Bene. Respiri. Chiuda gli occhi. Respiri. Va meglio? Sì, un po'. Bene. Andiamo? Buongiorno, signore. Siamo rimasti a piedi. Mosè? Arrivi? Sì, Nadia. Un minuto, arrivo. Ma cosa fai? Io, niente. Arrivo. Arrivo. È la cavottiera, vero? Non lo sapevo. E io volevo levarla, in effetti, ma l'ho tenuta perché di solito offro. Ah, no. Mi spiace. Ah, no. Vieni. Potrebbe levare il... Ah, sì. Nadia, io ti amo. Ti amo. Ti amo. Aspetta. Anch'io sono... Sono stressata. Buonanotte. Cazzo. Allora, raccontate. Prima Paul deve sapere che il caso ci ha costretti a passare la notte sul posto e che questo non è stato certo un piacere. Sì, ma non è affatto come immagina. Ma io non immagino niente. Quindi? Il nostro piano era individuare il furgone bianco descritto da Julien, il solo elemento che possa far pensare che l'omicidio sia stato commesso da un'altra persona. Ora sappia Paul che la casa di Julien Ocelot è molto isolata, su una strada sinuosa che attraversa una fitta foresta. Devo ammettere che a lei non va genio proprio nessuno. Beh, effettivamente l'uomo che ci ha caricati non aveva un fisico particolarmente avvenente. Buongiorno, signore. Siamo a piedi. Abbiamo avuto fortuna ad incontrarla. Abita in una regione magnifica, veramente. Mosè. Ancora un po' e passavamo la notte fuori. È vero, Nadia? Nadia? Si caccia molto in zona, vero? Ma alla fine si è rivelato gentilissimo. Ci ha persino invitato a cena a casa sua. Ha un bel ricordo della regione. Gli autoctoni hanno nel cuore quel sole che gli manca. Sì, Mosè, grazie. Dunque? Abbiamo un dossier di cemento armato. Ah. Prima abbiamo approcciato la gendarmeria locale. La mia intenzione era di controllare tutti i proprietari di furgoni bianchi.
Ho dovuto constatare che la gendarmeria aveva già fatto il suo lavoro, il che non mi ha sorpreso perché è così che si lavora. Detto questo, ho deciso di estendere le ricerche ad un certo tipo d'utilitaria, tipo furgoncino. Parallelamente, Nadia ha guardato gli archivi della stampa locale e ammetto che ha fatto una scoperta fondamentale. Ecco, 6 giorni prima dei fatti, a 30 chilometri da lì, Francis Roy stava per fare la sua 5ª vittima. Prende a bordo della sua auto una giovane autostoppista, tenta di violentarla, lei riesce a scappare. Grazie a lei la polizia ha fatto un identikit. Poi è stato giudicato e condannato all'ergastolo, ma resta il fatto che al momento del duplice omicidio Francis Roy si aggirava nella regione. Nadia. Nadia. Dobbiamo parlare di ciò che è successo. Sì, bene. Nadia. Aspetta, scusami, ma vorrei che parlassimo di una cosa. Vorrei che riparlassimo di quel che è successo nella stanza d'hotel. Per favore, Monsi. Se vuole, penso che non sia stata una buona idea. Ah, beh, ok. No, Nadia, mi sono espresso male. Volevo dire che non dovevo dichiararmi in quel modo. Era prematuro. E in più eravamo troppo sotto tensione, troppo nervosi, troppo pressati. E penso solo non fosse la sera giusta per farlo. E dunque, questo vuol dire che tu, noi. Sì. Ma sei cosciente che, se si pianifica la cosa, la nostra pressione salirà e che potrebbe risuccedere? È vero, ma non ci avevo pensato. L'unica chance di riuscita è prendermi di sorpresa. Ma attenzione, bisognerà che io sia in una buona disposizione, perché altrimenti... Sta arrivando Pony. C'è Paul! No. No, 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 no. Paul, posso parlarle un minuto? Oh, buone notizie. Ecco cosa produrrà l'accusa domani al processo. Non so dove siano gli occhiali, può dirmi lei, per favore? Dice che il suo cliente ha sofferto di deliri da quando era un adolescente e che è stato trattato con farmaci pesanti per tale motivo. Oh, una super bella notizia! Paul, dove va? In galera. E quello è il mio telefono. No, perché, capisce? Non è roba da niente il trattamento farmacologico. Che sta facendo, Nadia? Ti mando un SMS. Ce l'ha Paul il mio cellulare. Appunto, pensa che usciamo insieme. Lo mando per farle credere il contrario. E questa come dovrei prenderla? Ma perché non dica che non siamo sul pezzo? Per tornare a prima, se il cliente di Paul soffre di turbe psichiche, potrebbe di certo aver ucciso suo fratello e la sua compagna. Non sono d'accordo, Monse. Tenga il suo cellulare. Beh, grazie. È un po' rovinato, ma si riesce ancora a leggere. Paul, cosa conta di fare per arginare la controparte? Nadia, credo che i nostri tentativi di avvicinamento siano un po' laboriosi e forse dovremmo, non so... Fermarci qua? Sì, sono d'accordo. Sono contento che la pensi come me. Bene. Perfetto. Nils Christensen, il marito, è tecnico commerciale informatico. Apparentemente è molto apprezzato... dai datori di lavoro. E pare sia sempre disposto a fare straordinari, a lavorare fuori città. E non ha precedenti con la giustizia. Nessun reato, un'ottima condotta, un cittadino... modello, potremmo definirlo. C'è forse qualcosa che non va, che la infastidisce? No, per nulla. Al contrario. Tutt'altro. Ah, capito. Grazie. Il barman ricorda molto bene la signora Christensen. Quando è arrivata era già ubriaca, ha iniziato a sedurre uomini e ne ha rimorchiato uno alla toilette. Per scrupolo, allora, siamo andati a controllare. Beh... Se vogliamo ricostruire la scena, possiamo ipotizzare che all'inizio lui... No... L'ha sbattuta contro il muro... E poi... Si sono baciati...
Si sono baciati. No, aspetta, mi è caduto l'orecchino. Merda, dov'è finito? Dai, Nadia. Cazzo. Ma che c'è? Hai la cerniera aperta. Oh, scusami. Signorina, signorina, non è come pensa. Apra. La prego, stiamo conducendo un'indagine. Sono un agente. Ecco il distintivo. Ad ogni modo, possiamo dire che Emma e lo sconosciuto sono rimasti chiusi nella toilette per circa un quarto d'ora. Non ci posso credere, non è vero. Mosè, abbiamo qui una denuncia contro di lei per atti osceni in luogo pubblico. Mi cosa? Dica che è uno scherzo. La sottoscritta Marilou Badic ha sorpreso il signor David Monse con il pene fuori nella toilette delle donne del locale Brady. L'uomo si trovava in uno dei gabinetti con la porta aperta. Una donna mora di identità sconosciuta e di bassa statura era inginocchiata all'altezza del membro. Credo di sapere chi è la sconosciuta in questione. No, questa roba non ha senso, è una valanga di stronzate. Avreste potuto farlo altrove? No, non siete degli animali. Ma per favore, non ho mai fatto sesso con lei, non mi è nemmeno passato per la mente. Beh, non offendiamo adesso. Vi siete cacciati in un mare di guai. Sapete cosa rischiate? Sì, ho presente, un anno di prigione e 15.000 euro di ammenda. Mio caro Simone, credo tu debba essere informato. Non voglio sembrare misogino, ma sappi che le donne raramente dicono la verità. Tua madre, ad esempio, ha detto che sarebbe tornata tra un'ora, ma rimarrà fuori tutta la notte. Nadia? Preferisco non commentare. Sì, hai ragione. È arrabbiata con me.